Colgo l'occasione, ragazzi, per ricordarvi di iscrivervi al canale, aiutarmi a crescere, attivare la campanellina. E vi ricordo il nuovo contest sul canale, ragazzi, il contest Road to 15K. Ricordatevi di aprire la descrizione di ogni video in cui troverete il link del contest, troverete tutti i miei contatti, i contatti del Team Glitch e tutto il resto. Detto questo, vai con la intro. Play, premi like, ci stanno le tigre online. Clicca e condividi, uomo che non basta mai. Mamma Maxi, Milk che sta a capo di tutto il branco. Qui non basta il rango alto, se a giocare non si scaltro è ombre. Matalo, matalo, camperon dietro la cru. Devi iscriverti al canale Maxi Milk su YouTube. Se avvicini tutto e di più, forza fallo pure tu. Perché con le tigre di Roma stare sempre un passo in più. Ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale, io sono Maxi e questo è un glitch dei soldi da fare da soli in una sessione pubblica, ragazzi. Allora, i requisiti quali sono per fare questo glitch? Innanzitutto abbiamo bisogno di un bunker, un centro operativo, la macchina che vogliamo duplicare all'interno del centro operativo, ragazzi. E una volta che abbiamo questi primi requisiti possiamo incominciare a fare il glitch. Allora ragazzi, io qui ho la Issi Inferno, non so come cazzo si chiama, incubo, qualcosa del genere, e ho duplicato questa, sto duplicando questa, però potete duplicare qualunque tipo di auto dell'Arena War che entri nel centro operativo mobile. Fate attenzione ragazzi prima di fare acquisti, perché non tutte le auto entrano nel centro operativo mobile per problemi di grandezza. Quindi voglio dire, se vi comprate il camion è chiaro che dentro al centro operativo mobile il camion non ci entrerà e va attaccato al cazzo un momento che dovete duplicare. Quindi passiamo al glitch. Una volta che avete lasciato l'auto in posizione dove l'ho lasciata io, vi dirigerete al CEO, e una volta al CEO che cosa dovrete fare, ragazzi? Incominciare a fare il glitch. Allora, vedete voi di sistemarvela come meglio credete, se farlo in passiva dopo che siete usciti dal CEO, insomma vedete voi, però io adesso vi faccio vedere il glitch. Allora, un altro passo fondamentale per fare questo glitch, ragazzi, è che dovete avere un'opzione spuntata, o meglio la sala d'attesa la dovete avere chiusa, come in questo caso. Quindi se ce l'avete aperta la mettete chiusa. Una volta fatto ciò, ragazzi, siamo quasi pronti per fare il glitch. Perché dico quasi? Perché nel mio caso io sono in modalità passiva, quindi andrò a disattivare la modalità passiva e andrò a diventare CEO, ragazzi. Diventate CEO prima, perché se diventerete CEO il momento in cui andrete a piazzarvi al computer, vi ruberà del tempo, vi ruberà qualche secondo, e quindi automaticamente magari il glitch potrebbe non riuscirvi per questioni di tempo. Quindi che cosa faccio io? Vado a diventare CEO prima di entrare nel mio PC, nel PC dell'ufficio, ragazzi. Quindi vado a diventare CEO. Una volta diventato CEO, che cosa vado a fare? Mi metto vicino alla poltrona, apro il telefono, vado in partita veloce, vado su attività, ne scelgo una, scegliete quella che volete, la andate per avviare, l'avviate insomma, e subito di corsa premete freccia destra e X per andare al PC, ragazzi, per entrare nel vostro computer. Una volta che sarete al computer andate in missioni veicoli speciali, ne prendete una alla cazzo, la prima che vi capita, non c'è bisogno di scegliere, e attendete, premete freccia destra fino a quando il vostro personaggio non si alzerà dalla poltrona. Non è necessario stare lì a spammare freccia destra, però magari in questo modo ci renderemo conto quando il personaggio si alzerà e si risiederà. Allora, questo passaggio richiede un pochino di tempo in base alla vostra connessione, in base al gioco, in base un po' a tanti fattori, ragazzi. Questo glitch non vi dico che è facilissimo, anzi
Tutt'altro, non è neanche difficile, mettiamola così, però è imprevedibile perché alcune volte potrete non trovare il vostro veicolo che avete lasciato parcheggiato nella piazzola all'interno del bunker. Ma continuiamo a fare il glitch. Continuo intanto a spiegarvi più o meno che cosa dovete fare. Come dicevo, continuate a spammare la freccia, come vedete si è alzato, ci arriverà questo messaggio. Su quel messaggio, ragazzi, dovete premere cerchio, non X, come tanti dicono, dovete premere cerchio. Una volta premuto cerchio su quel messaggio, vi dirigerete dal vostro segretario, in questo caso dalla vostra segretaria. Io qui, ragazzi, mi metto in modalità passiva prima di fare il tutto, prima di uscire dal CEO, abbandono il sicuro server e mi metto in modalità passiva in maniera tale che nessuno mi killi appena esco fuori. Quindi a questo punto avviamo un colpo dell'apocalisse, andiamo per avviarlo, rimarremo frizzati, tasto PS, spegneremo il DualShock e riaccenderemo il DualShock, ragazzi. È semplicissimo, se seguite i passaggi che sto facendo io è semplicissimo. Dopodiché prendete, premete freccia destra e chiamate il Buzzard. Allora, ragazzi, succede che alcune volte, quando siete in questa schermata che vedete tutto offuscato, si vede la minimappa. Se si vede la minimappa, il glitch non sta funzionando, ragazzi, quindi dovete ripetere tutto da capo a partire dal bunker. Quindi, una volta usciti dal CEO, ci dirigiamo al nostro nightclub. Questo glitch potete farlo tranquillamente, come ho già detto, da soli, non abbiamo bisogno di nessun aiuto. Quindi, una volta che siamo entrati nel nightclub, dovremo avere quante più LG, tante quante duplicazioni vogliamo fare. Una volta nella nostra LGRH8 accelereremo, tutte le auto spariranno e dovremo aspettare un messaggio. Qui a me il messaggio non si vede perché io stavo pigiando X e automaticamente mi ha buttato direttamente fuori senza far vedere neanche il messaggio, ragazzi. Però se vi arriverà un messaggio dovete accettarlo, anche perché è l'unica cosa che potete fare, sì o sì, lo dovete accettare per forza, ragazzi. Quindi accettate quel messaggio e occhio, ragazzi. Quello che vi voglio dire è che quando uscite dal CEO, come quando uscite dal vostro nightclub, se vi killano rimarrete frizzati e c'è la seria possibilità che il glitch possa anche non funzionare. Quindi mi raccomando, questo passaggio dal CEO in poi fatevelo in modalità passiva, come l'ho fatto io. Ma non perché io sono il dio del glitch e voi dovete fare quello che dico io, perché è un consiglio, ragazzi, perché se vi killano rimanete frizzati e poi va attaccato al cazzo. Quindi a questo punto tornate nel bunker. Una volta tornati nel bunker troverete la vostra auto nella piazzola. Può succedere a volte che non si trovi l'auto, possono succedere molte cose, ragazzi. Per questo io purtroppo non ho rimedio, perché questo glitch, come ho già detto, è imprevedibile. Quindi a questo punto che cosa succede? Che non inculiamo di pezzo la macchina, entriamo nel nostro centro operativo mobile e usciamo fuori. Perché faccio questo passaggio, ragazzi? Uno, perché l'ho visto fatto in giro e ho capito perché fanno questo passaggio. Perché alcune volte, quando andiamo a rimettere la nostra auto dentro al nostro centro operativo mobile, dopo averla presa dalla piazzola e messa nel centro operativo mobile, l'auto diventa invisibile, come se andasse sotto mappa, rimane buggata e non abbiamo la possibilità di prenderla. Invece, facendo in questo modo, ragazzi, la nostra auto non si buggerà. Allora, il discorso è questo: se vi si bugga, a volte il clone vi rimane, a volte il clone non rimane. Quindi, come ho già detto, questo glitch potete farlo, non ci perdete un cazzo, almeno che non dovete comprare qualcosa. Però
sappiate che ha i suoi pro e i suoi contro, i suoi inconvenienti, che alcune volte potrebbe anche non riuscire, quindi automaticamente avreste sprecato del tempo a fare il glitch. Come vedete, ragazzi, quando io sono entrato la prima volta nel centro operativo mobile, l'auto era invisibile, non c'era, per questo io sono entrato e poi sono uscito. Ora che ho messo quest'auto nel centro operativo mobile, l'auto, il centro operativo mobile me lo dava pieno. Se noi andremo a mettere direttamente l'auto nel centro operativo mobile, se io non avessi fatto il passaggio di entrare e uscire, l'auto che io avrei messo nel centro operativo mobile sarebbe diventata invisibile. Non lo fa sempre, però alcune volte lo fa, ragazzi. Per sbaggarvi da questa schermata andate su un amico, io sono in mira manuale, ragazzi, però vi basterà pure entrare in un'attività e poi uscire, teletrasportarvi da qualche parte, non lo so, fate quello che cazzo vi pare a voi. Io qui sono entrato in una community perché non avevo amici online con questo profilo e automaticamente ho accettato il primo messaggio e ho skippato il secondo, e come vedete mi sono sbaggato e non ho più la schermata offuscata. Detto questo, un saluto, al prossimo video, ciao belli! Thank you.